Ciao a tutti, è ufficiale la cessione in prestito di Bobben al Pescara, quindi Mattia Bobben sarà un nuovo giocatore del Pescara per la prossima stagione e non più della Ternana Calcio. Questa è un'altra operazione in uscita ufficiale da parte della Ternana, mentre ci sono delle trattative sia in uscita forse che in entrata aperte, ma ancora ovviamente non è stata data l'ufficialità. Si stava trattando Bettella dal Monza, che in realtà è di proprietà dell'Inter, però non si è ancora concretizzato nulla. Ecco. Per quanto riguarda quelle uscite, si sta sempre trattando la cessione di Ferrante, ma lo stesso Leone l'aveva dichiarato qualche tempo fa incedibile, quindi staremo a vedere quali sono le prossime operazioni di mercato. Certo è che la Ternana sta cercando probabilmente di snellire la lista over per poi andare sul calciomercato e prendere altri over che sarebbero in bilico, in quanto che potrebbero ricoprire quel posto lasciato scoperto, in quanto comunque Bobben è un over, appunto. E rientra in questa logica. Per il resto, Ternana che farà l'amichevole il 5 di agosto, credo sia venerdì o sabato, e la farà a Campovaggio alle ore 18 e si avvicina il primo impegno ufficiale a questo punto delle ferie, che diventa la trasferta di Ferrara dell'8 di agosto alle 21 di Coppa Italia, e poi ovviamente il 14 agosto ci sarà la prima di campionato. Questa sera vi invito a seguire M Terni Channel, canale 84 del digitale terrestre, oppure sulla pagina Facebook, oppure sui loro siti web e piattaforme social, perché si parlerà di calciomercato con Ivano Mari. Vi invito comunque a seguire sempre M Terni Channel, perché è una TV ternana, ma soprattutto perché sta dando molto spazio alla Ternana. Mi ricordo la scorsa stagione, ad esempio, faceva nel pre-partita e la partita commentata da loro. Non so se quest'anno ripeteranno questo schema, ma comunque ci sono anche molti appuntamenti, come la consuetudine ormai ci dice: la domenica sera c'è il Bar dello Sport, poi durante la settimana, addirittura in occasione dell'Amichevoli, hanno offerto una radiocronaca di tutte le amichevoli fin qui fatte dalle fere. Si parla, c'è cioè luce e ombra liberati, insomma ci sono moltissimi approfondimenti, per cui la Ternana è, diciamo, nel palinsesto, si può dire, quotidiano di M Terni Channel, quindi vi invito veramente a seguirla. Per il resto vi ricordo che Bobben è un giocatore ufficiale, quindi un nuovo giocatore del Pescara, perlomeno per la stagione 2022-2023, e aspettiamo novità per quanto riguarda il calciomercato in entrata, aspettando l'ultima amichevole e il primo impegno ufficiale delle ferie, e poi si scaldano i motori, perché manca davvero poco, mancano poco più di una settimana al calcio d'inizio della Serie B ad Ascoli per le ferie.